Mentre si attende di conoscere l'esito dell'incontro a Roma il 27 con il ministro per le risorse agricole Maurizio Martina, nel Salento continua il dibattito per capire quali cure bisogna attuare per sconfiggere la lebbra degli ulivi, denominata xylella, che più fastidiosa di così non si può. Domani a Casarano si sono dati appuntamento gli ambientalisti convocati dall'oncologo Giuseppe Serravezza, presidente provinciale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, con un tema inequivocabile: gli ulivi si curano, non si ammazzano. Molto atteso è l'intervento di Ivano Gioffreda, animatore dell'associazione Spazi Popolari ed esperto di agricoltura biologica, secondo il quale bisognerebbe prendere spunto dalla tradizione dei nostri contadini e utilizzare per la cura delle piante colpite dal batterio solfato di rame, calcio e aglio. A suo dire, chi sta seguendo questa strada ha raggiunto risultati positivi, come si può verificare nelle campagne di Alezio e Parabita, il tutto con una potatura efficace da effettuare fra ottobre e novembre. Sul versante della salute pubblica il dottor Giuseppe Serravezza è preoccupato sull'eventuale utilizzo su larga scala di insetticidi che potrebbero risultare gravemente nocivi. Giovanni Secli, invece, auspica che non si giunga agli espianti generalizzati come chiede l'Europa, mentre Amedeo Falcone, presidente del Consorzio di difesa delle coltivazioni intensive, chiede una mappatura chiara e costante della diffusione della xylella. Da parte sua, l'onorevole Giuseppe Taurino, direttore dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, si dichiara pronto a realizzare le strategie che verranno individuate a livello ministeriale, mettendo intanto subito a disposizione i propri vivai per effettuare una ricerca appropriata. La novità della festa dei Santi Oronzo Giusto e Fortunato, in programma dal 24 al 26 agosto a Lecce, saranno le luminarie che si accenderanno e spegneranno a tempo di musica. E sarà questo l'unico lusso per una celebrazione che il Comitato Feste Patronali ha organizzato all'insegna del risparmio. Luci al ritmo della musica e spettacoli previsti in piazza Sant'Oronzo, in via Umberto I e davanti a Porta Rudie. Il solito piano traffico, varato dal Comune, prevede l'area mercatale alla fine di Viale Roma trasformata in parcheggio. Da lì partiranno le navette delle SGM in direzione centro città. Altre ne sono previste dalle 18.30 alle 23 da Viale dell'Università. Quattro partiranno da Viale Porta d'Europa, vicino al City Terminal. Tutte porteranno in via San Francesco d'Assisi, vicino alla Villa Comunale. Per il Luna Park, allestito vicino allo stadio Via del Mare, invece, gli amanti delle giostre potranno darsi appuntamento in via Garibaldi. Si potrà parcheggiare in varie zone della città, come l'ex Foro Boario, l'ex Stadio Carlo Pranzo, vicino alla Torre del Parco, Sette Lacquare e nell'area circostante il Palazzetto dello Sport. E converrà lasciare lì l'automobile, poiché, come sempre, il centro cittadino sarà interdetto ai veicoli dalle 19 di sabato, cioè dalla vigilia della festa. Sostanzialmente, spiega l'assessore al traffico e alla mobilità Luca Pasqualini, è lo stesso piano adottato negli ultimi anni. L'amministrazione ha infatti deciso di riproporlo dopo i buoni risultati ottenuti, anche sulla scorta delle considerazioni evidenziate dai cittadini e dallo stesso comando di polizia municipale. Lo seguivano da giorni e quando hanno deciso di perquisire la sua casa di via Leuca lo hanno pizzicato con l'eroina. È finito in manette ieri un leccese di 33 anni trovato dagli agenti di polizia in possesso di 10 grammi di eroina. Dopo gli accertamenti di rito, il giovane è stato deferito in stato di libertà per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Sempre la polizia ieri ha effettuato un'operazione di controlli su strada. Sono state fermate oltre 250 persone ed elevate 25 contravvenzioni. Un gallipolino del 68 è stato deferito in stato di libertà perché guidava senza avere conseguito la patente. Nelle primissime ore di questa mattina, invece, una pattuglia delle volanti, mentre transitava su Viale Gallipoli all'angolo con Via Diaz, ha notato un gruppo di cittadine extracomunitarie che litigavano molto animosamente
Gli agenti, immediatamente intervenuti per sedare la lite, sono stati però aggrediti verbalmente e strattonati dalle contendenti che si rifiutavano, peraltro, di fornire le proprie generalità. Le due donne sono state condotte negli uffici della questura e identificate in due nigeriane che sono state deferite in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare indicazioni sulla propria attività. La banda della Lancia Delta ha colpito ancora. Composta da 8 uomini, tutti incappucciati, ha svaligiato la scorsa notte una tabaccheria di Neviano e un'altra a Galatone, dopo aver tentato il colpo anche in una tabaccheria di Alezio. Si tratterebbe della stessa banda che a bordo di una Lancia Delta ha colpito lunedì notte in una tabaccheria di Maglie. I malviventi si sono aggirati in maniera sospetta ad Alezio a bordo di un SUV scuro e di una Lancia Delta rubata a una società di leasing della provincia di Cremona, ma hanno rinunciato al colpo. A Neviano invece intorno alle 4 sono penetrati nell'esercizio di Piazza Concordia e hanno prelevato merce per qualche migliaio di lire. Qualcuno ha notato le due auto e ha avvisato i carabinieri. Intanto però la banda ha compiuto un altro colpo a Galatone, nella tabaccheria La Centrale, sita al civico 48 di via Regina Elena, esercizio già visitato dai ladri lo scorso 24 luglio. I ladri hanno abbattuto la vetrata dell'ingresso lanciandole contro, come un ariete, una delle auto e hanno sottratto sigarette, soldi, valori bollati e biglietti gratta e vinci. Le telecamere delle tabaccherie interessate dalla banda hanno permesso di individuare i modelli di auto usate dai malviventi e di stabilire il coinvolgimento di 8 individui nei raid criminali. Secondo i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Gallipoli che indagano sulla banda, i malviventi sono gli stessi che hanno colpito a Maglie lunedì notte in un'altra tabaccheria, quella in via Scorrano. Grande successo di pubblico per la sesta edizione della Corrida Show Specchiese, organizzata dall'Associazione Culturale Sportiva Eugenia Ravasco Onlus. Piazza del Popolo, il salotto di uno dei borghi più belli d'Italia, per una serata si è trasformata in un vero e proprio studio televisivo che ha richiamato un pubblico di migliaia di persone, come era accaduto nei precedenti appuntamenti della Corrida Show Specchiese. Sul palco si sono presentati numerosi dilettanti allo sbaraglio per accaparrarsi il trofeo che poi è andato ad Alessandro Colazzo di Tricase, con una esibizione di calcio freestyle. Il pubblico è stato allietato dalle gag del trio Ciciri e Tria e di Antonio Pepe, vincitore della corrida di Canale 5 nel 2007. Durante la serata è stato assegnato anche il premio Specula, che quest'anno è andato al capo ufficio stampa del GAL, capo di Leuca, Maurizio Antonazzo, per l'amore, la dedizione e la professionalità con le quali si impegna per la crescita e la promozione culturale e turistica di Specchia e di tutto il capo di Leuca. Per 2 giorni il borgo rinascimentale di Rocca Nuova sulla strada provinciale Melendugno Torre dell'Orso si trasforma nell'antica Roma. Domani e venerdì 22, infatti, si terrà una rievocazione storica organizzata dalla Proloco Melendugnese insieme all'Associazione Seconda Legge Augusta di Lizzanello per rivivere tempi che furono, con mercatini di prodotti tipici locali, legionari, scuderie, arcieri, combattimenti, giullari e mangiafuoco che accompagneranno i villeggianti. Sarà possibile cenare al tavolo dei legionari, riproponendo la cena tipica dell'epoca, valorizzando i prodotti della natura locali, oppure passeggiare nel borgo. L'evento vuole rappresentare non la classica sagra, ma un evento di qualità, un momento di crescita culturale. Un colpo di immagine bellissimo. Potranno rivivere il borgo rinascimentale di Rocca Nuova in un ambiente che è quello dei romani, e quindi l'impatto appena entrano in questo borgo ristrutturato sarà altissimo. Noi l'obiettivo è quello di rivalutare il borgo in quanto è stato appena ristrutturato, e non facendo una semplice manifestazione canora o una sagra, ma una rievocazione storica, in quanto si presta molto bene a questo tipo di discorso. Allora, siccome abbiamo un rapporto di amicizia con la Seconda Legge Augusta di Lizzanello, noi della Proloco di Melendugno l'abbiamo pensata, perché non fare questo? E abbiamo deciso di progettare questo evento di rievocazione storica romana. Diciamo nel dettaglio come sarà strutturata la serata, le due serate? È uno straccio di vita dell'epoca.
Il borgo sarà allestito ad hoc con le attrezzature ad hoc, accampamenti, arieti, armi, naturalmente tutto lo schieramento romano, le loro attività. Sarà una giornata tipica romana del tempo, questo vuole simulare la rievocazione storica. E all'interno di questo prevedere anche quel momento ludico che è quello della cena, che si incastona all'interno della giornata di rievocazione storica. Ci saranno dei combattimenti, ci sarà il momento dei riti, dove verranno celebrati alcuni riti, ci sarà il momento del mangiafuoco che allieterà la cena, ci sarà della musica dell'epoca. Diciamo, è un piccolo momento della storia rivissuto in un borgo rinascimentale che è quello di Melendugno. Tempo di festival per vivere al meglio le calde serate estive. Molto interessante la proposta di Baxta Festival di Poggiardo. A Vaste, in località Santi Stefani, il Comune ha organizzato il Festival del Teatro Antico per la direzione artistica di Salvatore Della Villa. Particolarmente attesa è l'esibizione, il 29 agosto, di Giorgio Albertazzi, un vero monumento del teatro italiano. Il suo spettacolo si intitola Miti ed Eroi e darà lo spunto al grande attore di mescolare i grandi eroi del passato con i suoi miti personali. Si passa così, per esempio, da D'Annunzio alla nonna Leonilde. Non mancherà il suo cavallo di battaglia, la lettura di un brano tratto dalle Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Si inizia il 25 agosto con il Viaggio di Ulisse di Paolo Panaro e si conclude il 1 settembre con Il Soldato Fanfarone con Edoardo Siravo e Marco Simeoli per la regia di Alvaro Piccardi.